Mi trovo a Novivelia, provincia di Salerno, giovedì 29 agosto 2019, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 20ª edizione del Festival Antichi Suoni. È iniziata giusto 20 anni fa, nel 99, il primo anno del mio sindacato. L'idea era quella di portare in piazza gli antichi suoni, i suoni che solitamente, tradizionalmente, si ascoltavano durante il pellegrinaggio al santuario, perché il nostro santuario è meta di pellegrinaggio, di pellegrini che vengono dalla Lucania, quindi dalla Calabria. È conosciuto dalla parte meridionale della provincia di Salerno fin giù. Stranamente non è conosciuto nella parte nord della provincia di Salerno. E questo già si è visto immediatamente, già la prima sera che abbiamo fatto, che è nato così, quasi per un'avventura, pensato una serata normale, particolare. Poi abbiamo capito che poteva essere un filone importante, soprattutto di scoprire quelle che sono le nostre radici, la storia del nostro paese, del nostro santuario. Dovete venire tutti, perché è una festa bellissima, perché c'è tanta musica, perché si mangia meravigliosamente, si mangiano le tipicità locali, ma soprattutto dovete venirvi per ricordarvi chi siete, chi siamo. Ovvero, cioè, tutti veniamo, abbiamo una storia, una cultura profonda, radicata nei territori. Il Cilento è uno dei posti più belli probabilmente d'Italia. Questa festa non fa altro che riproporre, attraverso la musica e attraverso l'enogastronomia, come dire, la nostra radice, la nostra cultura, per farcene in qualche modo rinnamorare. Questo festival parte con lo spirito di dare una mano all'associazione, quindi anche se sono assessore ho la passione per la musica popolare, lo sanno tutti, quindi do una mano molto volentieri. E ci vuole molto lavoro, perché è un festival dove ospitiamo tante persone, quindi deve essere seguito un po' in tutte le sfaccettature, affinché non ci siano disagi da un punto di vista di sicurezza e anche per fare un calendario che possa intrigare le persone e farle venire qua a Novivelia. Il festival non è una sagra, giustamente accompagnato in connubio con la gastronomia cilentana, novese, però non si deve perdere di vista le motivazioni che hanno voluto sì che questo festival sia nato. I canti di devozione, gli incontri dei suonatori sul Monte Gelbison, dove è questa sacralità. Quindi quest'anno si è pensato, proprio insieme ad Ettore, di portare come tema la differenza tra il canto di devozione della Madonna del Monte, del Gelbison, e del Vesuviano e del Pollino. Venite al Festival degli Antichi Suoni 30, 31 e 1 settembre.